non si tratta di uno slogan, si tratta di una prospettiva di trasformazione totale delle nostre vite e delle nostre relazioni. Ocalan è una figura chiave la cui prospettiva, quella del confederalismo democratico, costituisce un pericolo senza precedenti nel capitolo più recente della storia. In cui assistiamo a un feroce scontro tra nazionalismi datati e forze economiche globali per il controllo di risorse energetiche e flussi di denaro. Uno scontro di morte che sembra essere in uno stadio talmente avanzato da non lasciare spazio ad altri attori per agire interventi decisivi. E invece qui il capitalismo si sbaglia. Il grande valore del confederalismo democratico sta proprio nella capacità di colmare in modo perfetto i vuoti di umanità lasciati dalle violenze a cui assistiamo ogni giorno, che mobilizzano nella società capitalistica contemporanea, nella capacità di renderci responsabili nei confronti di un'umanità libera e radicalmente democratica. E soprattutto il grande valore del confederalismo democratico sta nella sua attuabilità. Una attuabilità talmente naturale e semplice che sembra assurdo che non abbiamo vissuto in questo modo negli ultimi 5.000 anni. Naturale come pensare che il sindaco di un piccolo paese probabilmente conosce meglio i problemi vissuti dai suoi abitanti rispetto a un deputato del Parlamento. Naturale come innaffiare i fiori che ci ha regalato una persona amata. Secondo Ocalan, la più grande catastrofe per una società è perdere il potere di riflettere su se stessa e di agire in modo indipendente. E di cosa sono capaci le società che hanno la forza di fare questo? Ad esempio, di respingere le forze armate dell'ISIS, di far germogliare migliaia di alberi nel deserto. La rivoluzione in Rojava, che va avanti da più di 10 anni, ce lo dimostra. La liberazione fisica di Abdullah Ocalan, questa persona per cui tanto stiamo urlando adesso, ci riguarda in prima persona per tante ragioni. In modo evidente perché la sua libertà equivale a quella del popolo curdo. Perché la congiura che lo ha portato a essere catturato, il processo a cui è stato sottoposto e il regime di inclusione a Imbrali a cui è costretto da 26 anni sono di un'ingiustizia e di un accanimento inaudito. E ancora perché lo Stato italiano ha giocato un ruolo importante nel suo rapimento. E poi, semplicemente, perché si tratta di un interlocutore fondamentale per la guida dei processi di pace in Medio Oriente e in tutto il mondo. Prima che l'Occidente coloniale vi tracciasse i confini e gli stati nazionali, tanti popoli e culture vivevano armonicamente negli stessi territori. E la proposta di soluzione politica di Ocalan ha un valore significativo proprio perché supera l'organizzazione dello Stato-Nazione. È già qui! È la militarizzazione dei quartieri, è la presenza dell'Alpina Tour qui in piazza Castello fino a 3 ore fa. Gli ultimi sviluppi in Palestina, Israele, Libano, Iran indicano che il centro della guerra è e sarà il Medio Oriente. Liberare Ocalan significa avere una possibilità per un Medio Oriente in pace e libero, significa bloccare la terza guerra mondiale. In questo senso, tutte le volte in cui siamo stati gentili con qualcuno in modo disinteressato, siamo state socialiste, siamo state democratiche e pensiamo a quanta gentilezza viene sprecata ogni giorno, confinata nell'individualismo delle nostre vite personali, quanto quella spinta che noi chiamiamo gentilezza potrebbe venire organizzata e diventare il motore di un cambiamento storico, radicale, umano, di cui tutte conosciamo l'urgenza. Ocalan si è difeso analizzando la storia che l'ha imprigionato, aprendo la strada per la diffusione di un nuovo paradigma di vita e di umanità, che adesso aspetta noi approfondire ed esprimere. Diffondere le sue idee significa mantenere il suo spirito di libertà. È una responsabilità storica. Allo stesso tempo Ocalan ci avverte di una cosa. Il vero potere del capitalismo non sta nel
i suoi soldi, né nei suoi eserciti. Il suo vero potere risiede nella capacità di soffocare tutte le utopie, inclusa l'utopia socialista, la più recente e potente di tutte. In questo sta la vera forza delle sue riflessioni e analisi. La sua interpretazione della storia non si limita a spiegare ciò che è avvenuto, ma a mettere le persone oppresse e sfruttate nelle condizioni di rendersi conto che anche loro hanno il potere di ottenere la libertà. Il movimento di liberazione del Kurdistan ha creato un precedente di lotta potentissimo e un immaginario di libertà che ispira e attrae decine di migliaia di persone in tutto il mondo. Noi non siamo che alcune di loro. Abbiamo partecipato a questo corteo perché vogliamo percorrere il cammino verso la libertà insieme, perché crediamo nella direzione che Ocalan ci ha indicato per combattere il fascismo, gli imperialismi e la brutalità degli stati-nazione, perché crediamo che non abbiamo bisogno di guerre per risolvere i nostri problemi, ma che sia l'industria delle guerre ad aver bisogno di noi per accrescere il suo capitale. Noi diciamo basta e ci chiediamo come viviamo da adesso in poi. Siamo arrivati alla fase di dissoluzione del capitalismo. Questo è esattamente il momento in cui la lotta per il buono, il bello, il libero e il vero è necessaria. Le scelte fanno bene alla storia e noi oggi scegliamo che il XXI secolo è il secolo della sorellanza pacifica dei popoli. Distogliamo lo sguardo dalle soluzioni confezionate e guerrafondarie che ci offre lo Stato. Sforziamoci di immaginare come le nostre vite potrebbero essere concretamente più democratiche e giuste. Un mondo libero per noi, per Ocalan e per tutte le persone che sono cadute nella difesa delle sue idee. Sogniamo al di là del conosciuto. Alla guerra, all'odio e al terrorismo. Non sono molto
giovane. Mezzo secolo fa il club e promuovevo la ricerca della filosofia.